21 febbraio 2013 è e resta e sarà sempre una data storica. Non c'è un cazzo da dire. Vuoi perché è uscito un nuovo Metal Gear e ogni uscita di Metal Gear è un evento memorabile, per come la vedo io. Vuoi che ci siamo accaparrati la collector di questo gran gioco? Vuoi che ho incontrato Hideo Kojima stamattina, che me l'ha firmata? Insomma, tutte queste cose praticamente abbiamo uno dei giorni più belli della mia vita. E non c'è altra possibilità. Del mio incontro con Kojima potrei parlarne veramente per ore. Potrei proprio fare un film su tutto quello che è stato il mio incontro con lui, che poi è durato abbastanza poco perché c'era un bel po' di persone, quindi alla fine in un paio di minuti ho fatto in tempo a lasciargli un piccolo regalo che avevo preso per lui e a farmi firmare un paio di cose, tra le quali la collector di Rising che ho preso stamattina. Sono ancora veramente elettrizzato da quello che è stato tutto quanto il contesto. Gli avvenimenti che ci sono stati oggi, veramente è stato fantastico. Descriverlo a parole è veramente impossibile. Infatti vorrei provare a parlarne in un altro video con un po' più calma, mente fredda, quando avrò metabolizzato bene tutto, che ancora non mi rendo conto veramente che ho dato la mano all'uomo che mi ha cambiato la vita proprio. Perché se non fosse stato per quel Metal Gear Solid 1, non so come sarebbero andate le cose. Cioè, se non voglio fare come quelli che dicono, perché se non fosse per lui non sarei vivo. No, non è vero. Però dico, sicuramente ha cambiato un sacco di cose nella mia vita. Quel gioco. E quindi, vabbè. Non trovo davvero le parole. Comunque, per il video di resoconto, magari vi rimando tra un paio di giorni, che vi farò vedere anche un po' tutto quello che ho avuto, che sono riuscito a far firmare. Nel frattempo parliamo dell'edizione. Ieri già avevo quella standard, l'ho provata, il gioco mi piace tantissimo, è stupendo, il tocco di Kojima c'è e si vede, anche se non proprio nello sviluppo, perché è stato affidato ai sapienti Platinum Games, reduci da grandi giochi come Bayonetta e Vanquish. E comunque è un gioco fenomenale, bellissimo, sono solo alla terza missione, ma già lo sto amando. E poi con un'edizione del genere, insomma, non si può che adorarla. Ma partiamo dal meno. Preordinandolo presso una certa catena, della quale adesso non vi faccio neanche il nome perché mi sta già venendo da cagare, comunque, vi davano questa steelbook, della quale esistono due design che i più acuti avranno notato essere l'altra. Abbastanza carina, ma insomma, beh, bella. Che te l'ho sigillata perché dentro, ho già visto come dentro, c'è un codice da grattare, questa roba da collezionismo, magari porterò da firmare imballata insieme all'altra in un futuro, ma spero veramente con tutto il cuore di rincontrarlo un giorno. Carina, con Raiden davanti, il Kanji qua dietro. E questa mi è andata quando ho preso la collector. Questa invece la regalavano a chi era presente all'evento. Poi penso anche ad altre parti la dessero, ma non sono sicuro. E l'artbook, l'artwork è del maestro Shinkawa, che era presente anche egli oggi, infatti ho incontrato anche lui, è stato fenomenale, gentilissimo veramente, le persone stupende sono state. Peccato che c'era troppa gente e poco tempo, non mi stancherò mai di ripeterlo. Sempre con i kanji dietro, anche essa verrà tenuta sigillata. Preferisco questa, sinceramente. Che poi si rifà all'artwork della copertina della collector, che vi faccio vedere da vicino. Qua abbiamo la firma di Kojima-san, col simbolo della pace, bellissimo. E qua Shinkawa, con il punto interrogativo d'allarme, bellissimo. Poi vedete la firma che mi ha fatto sul posterino con... vabbè, ve la faccio vedere per un'altra volta. Bellissima, per quanto mi riguarda un valore inestimabile. Neanche proprio per i migliaia, ma miliardi, no, ma non ha prezzo, cioè non la venderei mai. Preferirei vendermi un rene, preferirei farla fame o crepare prima di venderla. Ok, i contenuti da collector non sono tanti, ma comunque tutti stracazzuti. Abbiamo il gioco, che non so neanche in che edizione è, perché l'ho spacchettata proprio 30 secondi prima di portarla da Kojima, perché vabbè, non volevo farla sul cielo, farla avere comunque aperta, e allora l'ho aperta comunque. Beh, qua c'è la cosa estraibile, con la fascettina Xbox, però vabbè, è uguale a quella della Play sotto, sono tutte identiche. Allora, dentro c'è una action figure della Play Art Sky, che faccio un figure di grandissima qualità, non mi piacciono tantissimo da impazzire perché sono troppo giocattolose, a mio avviso tutte queste articolazioni, cose intercambiabili, infatti ancora di Tomb Raider che prenderò qualità bellissima, cioè ottima qualità, ma
non sono le mie preferite. Allora, vediamo un attimo di toglierla. Cazzo, che ho una paura adesso di maneggiarla, che... che cazzo. Vediamo se viene. La Madonna, ma come cazzo non l'hanno ficcata? Oh, sono cose fatte bene, perdonami maestro. Ah, allora. Veramente io... Madonna, senta, non viene via, non ce n'è. Che forse viene. Madonna di quella. Eccola qua. Eccola qui, con tutto l'imballo originale, con tutti i pezzi di ricambio, con... Cos'è che c'è un... Ah, i capelli diversi, tutte le mani intercambiabili, gli spallacci, bellissimo, la qualità è ottima, è fatta veramente veramente bene, però la terrò così, non ho neanche posto per metterla ora, sinceramente. È proprio uguale a quelle con tutte scritte in giapponese, sono proprio quelle che vendono nei negozi, queste che vendono 80-90 euro mi sembra, giù di lì. E questa edizione in particolare con Raiden, con l'armatura bianca, è un'esclusiva di questa edizione europea, quindi non c'è in commercio. C'è già quella nera, l'ho vista, è molto bella, penso che la comprerò ma con calma. Bella. Mettiamola un attimino qua. E poi c'è ovviamente... Eccolo qua. Il DLC dell'armatura bianca, esclusiva di questa edizione. E il gioco che è uguale a quello che vi ho fatto vedere ieri. Edizione standard con codice a barre, quindi tranquillamente vendibile come usato. Certo, se lo fate siete dei poveri mentecatti, ve lo dico proprio con tutto il cuore. Boh, dai, apriamo ancora, facciamo un re-unboxing dello standard di Rising. Non farei altro in vita mia, cioè se tutti i giorni ci sono Metal Gear, guarda, sarebbe una roba... No, vabbè, non sarebbe la stessa cosa, perché in effetti ci ridurremmo come Activision con Call of Duty, quindi sarebbe penoso, ma Kojima ovviamente non mi aspetto un gioco brutto, ma neanche se ci si mette d'impegno. Proprio come ieri. Gioco su un disco, mi interrogo ancora su come sia possibile. Libretto di istruzioni molto bello, con i ringraziamenti e tutto quanto, colorato, a differenza della concorrenza, come abbiamo visto, dei vari Electronic Arts e Ubisoft, con piccolissime introduzioni anche ai personaggi. Bello. Stile poi manuale, cioè fatto più o meno con lo stile di tutti i manuali di Metal Gear, e il codice esclusivo europea per giocare come Gray Fox nei panni del ninja, che purtroppo non sono riuscito a provarlo ieri, come dicevo che ero impaziente, non sono riuscito perché poi quell'edizione l'ho dato a un mio amico e gli ho lasciato anche il codice, beh, giustamente. Ok, è tutto. E niente, tornerò sicuro sull'argomento perché voglio condividere con tutti voi le sensazioni che ho provato, quello che ho visto, ho sentito, è stato veramente indimenticabile. È una cosa che so che è impossibile, ma se qualcuno avesse... cioè, dovreste provarlo. Provandolo mi sapreste dire. Ok, adesso mi fionderò a capofitto sul gioco, come se non ci fosse un domani. E niente, ci rivedremo domani con il mio buon vecchio amico Mario, che anche lui essendo un mega fan di Kojima, è lì che freme dalla voglia di fare un gameplay, lo sta usurando quel gioco lui. Allora niente, vi rimando a domani o nei prossimi giorni per so, rievocare un po' quello che è stato questa giornata a dir poco indimenticabile, della quale sento di dover ringraziare Multiplayer che ha offerto questa opportunità. C'erano anche altre catene che hanno dato questa... Non ne sapevo nulla, però sinceramente, davano questa opportunità, vabbè, io non ho assolutamente nulla di che lamentarmi. E niente, allora ci sentiamo al prossimo video e assolutamente prendete questo gioco, non ho altro da dirvi. Ciao a tutti!